Chiuso il libro, esco nei campi di Seo Chang, affascinata per un istante dai boccioli di pesco che spuntano da soli. Aprile si insinua nella fragranza dei fiori. Mentre dormi, non scuotermi né svegliarmi. Tra infiniti sussurri tra di loro, i fiori di pesco sbocciano e scendono. E il mio amore, l'uomo che desidero, all'improvviso compare e scompare in fretta, come un paesaggio. Se non posso sfuggirgli, nemmeno in sogno, commetterò con coraggio il crimine e porterò il frutto con la fragranza del peccato originale color cremisi. Sulla punta dei rami dei fiori di pesco sbiaditi, le stelle cadenti si affrettano a sbocciare. Come uno spettro, una fitta nebbia si aggrappa alla riva, sul lago più bello del mondo. Nato dallo scioglimento del ghiacciaio alpino, una piccola imbarcazione che trasporta gli innamorati scivola in mezzo a loro. Come sarebbe bello essere immortalati in un quadro. Bellagio all'estremità del centro, dove confluiscono i due rami a forma di yen, che significa uomo. L'ombra della mortalità si è forse fermata per un momento? Come se si informasse sul vostro benessere, una nebbia improvvisa si dirada, immergendoti nel tempo temporaneamente sospeso nell'incantesimo. Oh, l'amore della resistenza che germoglia anche in mezzo alla guerra.